Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, cari lettori, ascoltatori di periodicoitaliano.it. Siamo qui con Mauro Alboresi, segretario del Partito Comunista Italiano, in vista delle imminenti ormai elezioni politiche del 2022. Chiederemo al segretario quanto concerne il partito, le posizioni del partito e ovviamente tutto quello che è il caso di sapere da Alboresi. Partiamo subito chiedendo da chi è formato il Partito Comunista Italiano e qual è stato il percorso del partito fino ad oggi. Il Partito Comunista Italiano, del quale sono pro tempore segretario, si è costituito nel luglio del 2016, dopo un lungo percorso che ha coinvolto tante e tanti provenienti da esperienze politiche, segnatamente da esperienze politiche comuniste. Penso ad esempio al Partito dei Comunisti Italiani, nonché ad una componente del Partito della Rifondazione Comunista, denominata l'Ernesto, e tante e tanti che da tempo non facevano più politica o che per la prima volta si avvicinavano alla politica convinti della bontà del progetto politico da noi messo in campo. Dal titolo ambizioso, emblematico, ricostruire il Partito Comunista entro un fronte della sinistra di classe, che tanto dice dell'approccio che abbiamo avuto, che abbiamo e che caratterizza l'esperienza del Partito Comunista Italiano. Alle prossime elezioni, assieme al Partito Comunista Italiano, saranno diversi effettivamente i partiti che avranno una nomenclatura simile o comunque di area volendo simile. Cito il Partito Comunista dei Lavoratori, ma anche l'Unione Popolare con De Magistris ha avuto l'appoggio di una parte di Rifondazione, se non di Rifondazione Italia, Italia Sovrana e Popolare con l'appoggio di Marco Rizzo. Qual è sostanzialmente la differenza, cosa differenzia il Partito Comunista Italiano dalle altre realtà comuniste o di sinistra o rosso-bruno in alcuno caso qualcuno definirebbe? Noi crediamo, non che proponendoci l'obiettivo della massima unità possibile tra le soggettività comuniste in confronto della sinistra di classe, come dicevo all'inizio, di sviluppare al massimo innanzitutto l'unità d'azione. In questo momento consideriamo l'unica unità possibile. Perché per andare oltre questa, per immaginare altri scenari, occorre appunto avere come riferimento una cultura politica omogenea, quantomeno affine. E per le ragioni che dicevo prima, purtroppo questo, con diverse di queste soggettività, non è. Il Partito Comunista Italiano, cosa propone? Quali sono i punti salienti del programma? Proprio, credo ce ne siano tantissimi, che sia un programma vasto. In tal senso metteremo nella descrizione del video anche il link al programma. Dovendo sintetizzare in questa sede, il segretario, quali sono i punti salienti? Allora, i punti salienti che caratterizzano il nostro programma sono molteplici. Innanzitutto direi un riferimento chiaro, netto, ai principi e dei valori della Carta Costituzionale del 48. Da questo facciamo discendere, ad esempio, un nostro no fermo e chiaro alle ipotesi di presidenzialismo che si rincorrono, un forte no ai progetti di autonomia differenziata che sono al centro dell'attenzione. In generale, noi ci sentiamo impegnati a promuovere quella tanto
tanta parte progressista della Costituzione che per tante ragioni è rimasta ad oggi lettera morta, se non addirittura in diversi casi oggetto di una sorta di attacco. Non a caso noi abbiamo lanciato da tempo quello che definiamo un SOS Costituzione, appunto in sua difesa. Poniamo al centro la necessità di rilanciare il ruolo dello Stato nella finanza e nell'economia. Non a caso abbiamo coniato lo slogan più Stato meno mercato, che tanto dice al riguardo. Poniamo al centro la questione dei diritti sociali, dei diritti civili, diritti sociali ovviamente a partire dal lavoro, che come noto manca, anche quando è presente, assai lontano dall'essere quel fattore di emancipazione, di inclusione previsto dalla Costituzione. Una lotta serrata quindi alla precarietà, siamo per la riscrittura del diritto del lavoro, la fattispecie del rapporto a tempo indeterminato deve divenire la regola e non l'eccezione come per tanta parte oggi. Poniamo la questione della tutela del lavoro, tanto deve essere fatto al riguardo. Alcuni le morti sul lavoro evidenziano un precipitare della situazione al quale occorre necessariamente porre rimedio. Poniamo questione ovviamente anche della valorizzazione del lavoro, che significa anche avere presente che oggi più che mai vi è una questione salariale che deve e può trovare risposta. Fa sorridere il fatto che centrodestra e centrosinistra l'abbiano riscoperta dopo che da 30 anni ne sono stati di fatto i responsabili. Abbiamo posto e poniamo la questione ad esempio del welfare nelle sue diverse articolazioni, previdenza, assistenza, sanità. Per quanto riguarda ad esempio la previdenza, noi poniamo con forza la necessità del superamento della legge Fornero. Chiediamo che sia possibile andare in pensione al compimento dei 60 anni di età o dei 35 anni di contributi, poi articolando ovviamente al riguardo quello che pensiamo debba essere una riorganizzazione del capitolo previdenza in questo Paese. Per quanto riguarda la sanità, poniamo l'accento ad una sanità pubblica, universale, laica, gratuita. Per questo motivo diciamo abolizione di tutti i ticket sanitari, perché la sanità deve essere finanziata con la fiscalità generale, altro che la flat tax. Poniamo la necessità di ridefinire l'insieme dei servizi ospedalieri e territoriali per dare appunto risposte all'altezza sul terreno della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Da questo punto di vista evidenziamo ad esempio lo scarto tra un fabbisogno dichiarato dallo stesso governo e quanto in realtà è stato messo in campo. 37 miliardi si dichiara sarebbero necessari, con il PNRR ne sono in campo soltanto 19, formalmente riferite alla digitalizzazione, all'informatizzazione del sistema, questione sicuramente importante, ma se tu non hai a sufficienza personale medico, infermieristico, supporto, che non hai un'articolazione dei servizi ospedalieri e territoriali all'altezza, rischi davvero di non rispondere a un bisogno drammatico che è in campo. Poniamo con forza, ad esempio, per quanto riguarda la questione delle politiche sociali, dell'assistenza, di garantire un assetto dei servizi che risponda alle problematiche oggi in campo. Pensiamo ad esempio ai minori, pensiamo agli anziani, pensiamo ai disabili. Proprio riguardo, segretario, mi perdoni se le interrompo, proprio per cercare di rientrare dentro una tempistica, diciamo, accettabile per il web, perché purtroppo i tempi sono tendenzialmente più stretti, le chiederei io direttamente quelle che sono le posizioni del partito in merito a determinati temi caldi / divisivi, almeno in Italia, ahi noi, in alcuni casi sono divisivi. Immagino per quanto riguarda la legge sull'aborto, anche per il discorso che ha fatto, credo non si so chi immagino questo, quindi saltiamo questa domanda a pie pari, non credo che la 194 sia messa in dubbio, penso. No, assolutamente no, aggiungerei che noi siamo per l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 194, quello relativo all'obiezione di coscienza.
è parso un problema in alcune regioni, quantomeno per quanto riguarda la legge, un'eventuale legge sull'omotransfobia. Qual è la posizione del Partito Comunista Italiano? La nostra posizione è netta, noi sosteniamo la battaglia della comunità LGBTQI, noi siamo contro qualsiasi politica discriminatoria, lo dico con molta franchezza, noi siamo favorevoli ad esempio a passare dalle unioni civili al matrimonio, anche tra persone dello stesso sesso, siamo favorevoli all'adozione da parte di persone dello stesso sesso, non ho difficoltà ad aggiungere che lo siamo anche a favore della singola persona. Benissimo, posizione abbastanza nette. Ius Scholae, ius Soli, attualmente ben distanti da quella che è la legislazione italiana, qual è la posizione in merito? Cosa dovrebbe essere il futuro per le seconde generazioni italiane? Noi siamo per lo ius soli, senza ombra di dubbio. Siamo per garantire la cittadinanza italiana dopo 5 anni, siamo per promuovere un processo di governo di un fenomeno, quello dell'immigrazione, che è irreversibile, con un approccio tale da garantire flussi, solidarietà, integrazione. Siamo contro la drammatizzazione della questione immigrazione, che serve semplicemente ad alimentare una guerra tra poveri che non fa certo l'interesse dei poveri. Così ha risposto già al discorso legato alla gestione dei flussi migratori. E quindi, sempre siamo in ambito internazionale, quale dovrebbe essere la posizione internazionale del paese secondo la vostra ottica? Il nostro paese purtroppo è sempre più impegnato ad osservare il diktat degli Stati Uniti d'America e della NATO. Quindi è una posizione che ha progressivamente rinunciato ad un ruolo che lo ha caratterizzato per tanto tempo, di mediazione, di ricerca del dialogo per affrontare e risolvere i diversi contenziosi in atto. Noi vorremmo che l'Italia ritornasse ad essere questo. Purtroppo vediamo il nostro paese sempre più trascinato in una deriva bellicista che porta con sé i rischi drammatici che ben conosciamo. E venendo, cambiando di tema, andando un po', diciamo, sulla, tra virgolette, fantapolitica, come vede l'Italia da qui a 20 anni? Lei personalmente, segretario? Diciamo che innanzitutto come vorrei non vederla. Non vorrei vedere un paese ancora immerso nella cultura liberista imperante, proteso assieme ad altri, penso ad esempio a questa Unione Europea, ad affermare un proprio parziale punto di vista. Vorrei un paese che appunto risponde al piano internazionale nei termini che ho detto prima e che ha messo e mette in campo politiche in grado di rispondere alla drammaticità della situazione che abbiamo di fronte. Questo è un paese profondamente immerso in una crisi finanziaria, economica e sociale. Questo è un paese che vive una fortissima anche crisi etico-morale, che in un rapporto di causa e effetto è fatto parte anche all'origine della crisi politica che lo segna profondamente. Dovremmo vedere un paese all'altezza, in grado di rispondere ai bisogni dei propri cittadini, delle proprie cittadine. 20 anni sono davvero un lasso di tempo enorme, anche soprattutto in una realtà come quella che abbiamo oggi di fronte, e noi lavoriamo per andare in quella direzione. Mi piacerebbe in ultimo immaginare che fra 20 anni l'Italia sarà una moderna repubblica socialista. Fra 20 anni c'è un grosso lasso temporale, quindi ritorniamo a pensare all'oggi. Cosa punta il vostro partito in termini di possibili percentuali, dato che per raggiungere il socialismo bisogna anche ottenere prima dei risultati, credo, dal punto di vista elettorale? Ma intanto noi segniamo un risultato che consideriamo eclatante, l'essere riusciti nelle difficili condizioni imposte dal decreto governativo
in merito alle elezioni, che non ho difficoltà a definire parte di quella stretta antidemocratica che da tempo registriamo, è riuscita a presentarsi alle elezioni. Questo per noi è già un risultato importante, una sorta di vittoria, perché nessuno lo dava per possibile. Ovviamente puntiamo a superare la soglia di sbarramento al 3%, sulla quale avremo tanto da dire. Noi siamo per un sistema proporzionale puro, senza sbarramento. Non ho adesso il tempo per argomentare, ma pensiamo che questo sia l'unico vero sistema democratico, una testa, un voto, è quello che conta. Prima la rappresentanza, poi la governabilità. Ovviamente, se riusciremo ad entrare in Parlamento, porteremo avanti con grande determinazione e coerenza le questioni che abbiamo posto alla base del nostro programma elettorale. Noi siamo alternativi al centrodestra e al centro-sinistra. Siamo portatori di un progetto che, come dicevo all'inizio, non guarda soltanto all'alternativa di governo, ma ha come sfondo l'alternativa di sistema. Chiudiamo con l'ultima domanda, che sempre rientra nel campo delle previsioni e nessuna alla sfera di cristallo, ma comunque ritengo sia una domanda interessante: che scenario ritiene uscirà dalle urne, al netto ovviamente di quello che sentiamo legato ai sondaggi che fino a qualche giorno fa circolavano? È realistico pensare che possa vincere questa competizione elettorale, anche grazie ad una pessima legge elettorale, della quale porta la responsabilità il centro-sinistra, in primo luogo il Partito Democratico, possa appunto affermarsi il centro-destra, che ha già governato diverse volte questo paese, dando pessima prova di sé. Io credo che per quella via i bisogni dei ceti popolari, del mondo del lavoro, non potranno trovare la necessaria risposta. Penso che si determinerà comunque una situazione che renderà difficile la formazione di un nuovo governo. Temo che alla fine la soluzione sarà ancora quella, una volta, di affidarsi al demiurgo di turno. Mi verrebbe da dire che dopo Mario Monti abbiamo visto Mario Draghi, non vorrei che entrassimo nell'ottica di un Mario tira l'altro e continuassimo all'infinito in questa direzione. Grazie mille, segretario. Questa era l'ultima domanda, la ringrazio per essersi prestato a questa intervista. Buona fortuna, non so come si dice in questi casi. Grazie. Grazie mille.